nostri ragazzi. Preparazione. Le nostre due new entry. I nostri pacchi con dentro le nuove monete. Adesso al momento è tutto così incasinato, però fra poco sarà tutto quanto pronto e saremo pronti per partire con lo stand. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui allo stand, siamo appena arrivati, il primo giorno di fiera. Al momento è tutto quanto chiuso, adesso dobbiamo iniziare ad aprire tutte quante le belle monete che abbiamo e niente, così saremo pronti per iniziare. Lo sa fare anche lui. Ciao ragazzi, avete qualcosa per noi? Allora, abbiamo dei volantini. Vuoi un bellissimo sconto del 10% sul sito di PowerCoin? Sì, grazie, molto gentile. Lo possiamo dare? No, no, non lo possiamo dare. Ma è stato inquadrato, qualcuno potrebbe leggerlo? Qualcuno potrebbe leggere, ma noi non vogliamo che si legga il codice Power10Perch per avere lo sconto del 10%. Aspetta, no, aspetta, eh. No, non lo inquadro più, non lo inquadro. Non lo più. Inquadrare? No, no, non lo inquadro più, basta, eh. Ciao Daniele. Ciao. Come va la tua prima esperienza qui? È bello. Sì, è faticosissimo. Stancante, vero? Un po' sì. Però è una bella esperienza. Una in realtà esperienza. Che cosa è successo? È che lo stand l'abbiamo già. Adesso che ore sono, Daniele? Sono esattamente le 12.40. 12.40. In realtà eravamo pronti alle 10 e mezza. 10? 10, 10 e mezza. E che cosa è successo? È successo che abbiamo iniziato ad avere i nostri primi clienti, hanno comprato un bel po' di cosine e io non mi ritrovavo le scatole, aiuto, aiuto. Va bene, giusto, giusto perché non è abituato, è nuovo però sta imparando in fretta, è un bravissimo ragazzo Dani e ci vediamo dopo, ciao ragazzi. Siamo in pieno momento pausa, siamo molto stanchi, è stata una mattinata molto 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 movimentata fortunatamente e ciao. Dove scappi? Ecco. Cosa avete detto? Dobbiamo dare un po' di volantino. Il nostro caro Massimo era un po' che non tornava alla fiera, quant'è che non tornava alla fiera?
realtà credo che l'ultima fiera l'ho fatta nel 2016, forse 2017. Wow. Mi trovo molto bene effettivamente, però c'è sempre carenza, diciamo, di clienti, però ci accontentiamo di quello che c'è. C'è Olga che mi sta fotografando. Ma quanto siamo attivi? Quello magari non lo facciamo vedere, o lo facciamo vedere, è purtroppo una cosa con la quale dobbiamo combattere. Vero Anto? Dai che arrivano gli squad adesso, squadrone anticaduta. Certo. Sì, sì. Mi raccomando Daniele. Tecnica. Salta e attacca. Cioè, dall'altra parte non è quest'altro. Grazie! È un po' più brutto, mi sembra un po' brutto. Daniele, non più grazie. No, è uscito la seconda volta, è uscito. Vabbè. Hai capito qual è la differenza tra noi giovani e il nostro vecchiotto? Che se noi ci mettiamo seduti ci possiamo rialzare. Lui se si mette seduto non si rialza più. Sì, la piccola questo, differenza. È per questo che io sono instancabile. Capito? Non mi stanco mai, c'ho una resistenza galattica. A cosa alludi? Da dove si è posizionato si è capito immediatamente. A dopo. Allora, signor Massimo, che cosa stavamo dicendo prima? Ci fa vedere un secondo lei che riesce ad alzarsi nuovamente. Mamma mia, adesso sì. Ragazzi miei, oggi abbiamo imparato, cioè almeno io, lui mi ha insegnato. Però se mi apri delle cerco, sarà fiero di me. Già inizia ad essere. È un bravo ragazzo, impara in fretta. È un giorno, le monete che abbiamo sono tante. Arrivo subito. Ci vediamo dopo. A dopo. C'è la nostra Olga che sta facendo le foto alle monete. Il cameraman che inquadra la fotografa, che adesso inquadra questa bellissima penna. Wow. Questo è l'oggetto più prezioso che abbiamo qui. Anto, vendimi questa penna. Sì. Vendimi questa penna. Che sconto mi fai, Antonello? Al costo? Vendimi questa. E la vendi al costo? Senti, mi puoi dire il tuo nome? Scrivimelo da qualche parte. Non ho la penna. Venduta. È venduta. Che ragazzi furbi. Vabbè dai, l'ho copiata la battuta di Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Siamo molto stanchi, ma siamo pronti per questa nuova giornata. E il nostro boot l'abbiamo già preparato, è qui bello pronto, adesso ve lo inquadro e niente, iniziamo questo secondo giorno, ho tantissimo sonno.
Allora, oggi con Antonello abbiamo imparato per modo di dire, piano piano, possiamo dire che esistono le monete New Zealand. No! Ormai hai iniziato, non ti incartare, dai. No, allora, ci sono le monete dove vengono prodotte da cheat, che vengono prodotte da cheat, e sulle monete sono scritte c'è scritto Camerun, no, Mongolia. Sì, quelle di cheat, sì. Mongolia in questo caso nel senso di mongoli sono o nel io senso... Allora, Mongolia e aiutatemi, basta, fine registrazione. Olga, allora senti un po', qualunque moneta, una a caso, quanto costa? 78 euro. E 78, poi non perché, non si capisce perché non 79, 78. Fai sempre questo sconto di un euro sul prezzo che comunque non è autorizzato. È la policy aziendale, sempre... Aspetta. Qualsiasi prezzo finisce con il 9. 99999. E se io adesso trovo una moneta che non finisce con il 9, tipo con il 4. Lui è il capo può. Okay. Lui è il capo può. Lui te la trova subito, hai capito? Immediatamente. Va bene, dai. Salutiamo, bene, siamo comunque... al secondo giorno di fiera. Anche oggi è stata una bellissima giornata. Tanta esperienza. E abbiamo avuto dei ladri, purtroppo. Sì, ladri sì. Di giacche. Abbiamo una ladra di giacche che poi deve restituire tutto, eh? Per ora è tutto. Ciao.